Al suo esterno per la Romulia di Bussi, pesante nella quinta giornata del campionato Under 14 Elite, girone B, gli Amaranto Oro passano di misura sul campo della Polisportiva Carso con gol decisivo di Gervasio a metà secondo tempo. Inizio di gara favorevole ai padroni di casa, pericolosi al sesto con Jenko. Risposta ospite con Pietro Carlo al minuto numero 11, palla in profondità e il numero 9 dopo l'1-2 servito da parte della Romulea. Prova la conclusione, palla che termina sul fondo. Pontini che accelerano al 18esimo, conclusione dalla distanza per Zamperlin, sfera alta sopra la traversa. Alla mezz'ora grande occasione invece per la Polisportiva Carso sull'asse con Litsyenko, destro svirgolato che termina sul fondo. Infine ultima occasione del primo tempo con Jenko che crea per Zamperlin, sinistro al volo in out. Nella ripresa Romulea pericolosa con Pietro Carlo sul filo del fuorigioco, il destro del numero 9 è bloccato dal numero 1 di casa. Polisportiva che risponde invece al decimo ancora con Zamperlin, conclusione troppo debole, parata in due tempi. L'occasione vera arriva al quarto d'ora con Del Vescovo in velocità sulla destra, il numero 7 rientra sul sinistro ma non trova il bersaglio. Se la Polisportiva fallisce, la Romulea punisce e l'assist di Perilli è perfetto per Gervasio. Tocco sotto e 0-1 in favore degli Amarantoro. Finale con due grosse opportunità. La prima per i padroni di casa. Krakoanu dalla punizione mette al centro, ma in due non trovano la porta per il possibile pareggio sul ribaltamento di fronte Amarantoro, che invece falliscono il raddoppio. Palla in out e dopo ben 6 minuti di recupero. Il match termina qui.